Mister. Non puoi, è non voglio parlare con posso parlare, non possono parlare con Ciccione io? Prego, prego. Oh, sono obbligato. Non decide nulla. Allora, il mister che ruberà il posto in panchina alla Fucina, a Faina, prego. Parla volentieri. Sì, sicuramente. Mister, ragazzi, mister, buon pomeriggio. Mi presento, sono Damiano. Mi sento male. Mister, se ci sento malissimo. Se ci sente male, mister, rifaccia il procedimento di prima. Comunque, secondo me, dicevamo, Dami fa fatica andare a fare sette spectro. Su quello. No, perché poi il mondo dei social lo conosciamo da 10 anni, cosa che magari Ciccione si è avvicinato negli ultimi anni. Grazie mille al salotto del pallone per il ride. Però lei difesa, no, anche a me ripeto, mai stupito, Dami, ma leggo anche la chat, leggo anche la chat. Ragazzi, non è se tratta di sviolinata o non sviolinata. Basta con sta cosa di Adani che non capisce de cazzo. Adani può piacere o non può piacere. E questo è un fatto, è chiaro. Ma anche a me mi fa impazzire, regà, fermate, non è che io so un fan da Bobo TV che vedo l'ora che arriva a Bobo TV. Oddio che parla Adani. A me mi frega mica un cazzo. Però una cosa è oggettiva. Adani sa de calcio, punto. Poi come lo dice, come si pone, può piacere o non può piacere, ma sa, punto. No. Che il signor Gigi Cagni ci dica che nel suo Empoli faceva la panchina, allora che vuol dire? Parlano solo i titolari della Serie A? C'è il banner, ragazzi, di NordVPN che è in primo piano, se lo volete cliccare. Tutti sapete che cos'è una VPN, con noi avete innanzitutto uno sconto, e poi Manfred, se vuoi continuare tu. Sconto clamoroso e 4 mesi extra, quindi me la faccio anch'io e addirittura senza rischi, perché 30 giorni puoi fare soddisfatti o rimborsati. Cioè c'è quindi tipo il mese di prova, ragazzi, per capirci. Esatto. Quindi potete anche provarla, anch'io. Vedete se vi trovate il uso che ne fate, se la utilizzate. Cioè, se avete intenzione di provarla, che non l'avete mai fatto, mi raccomando, utilizzate il nostro codice che trovate qua sotto, che sostenete il canale e voi non pagate, cioè tutte avete app, uno sconto. Tutte le app sono in italiano, è sicura, se no non siamo su Instagram, qua si fanno solo promozioni sicure, non vi preoccupate, ragazzi. Ma me la faccio anch'io. Ma penso che tutti lo conoscete, NordVPN, però magari non l'avete provato, se dovete farlo utilizzate il link. Eh beh, tant'è vero che spesso ci sente, mister? Adesso sì. Oh, perfetto. Oh. Ma io ho aggiunto una cosa, però. Ho aggiunto una cosa. Non giocava perché non aveva questa conoscenza del calcio, così come sembra che abbia quando ne parla. Ma mi scusi, mister. Quanti anni sono passati dalla panchina di Adani nel suo Empoli? Empoli, no, giusto? Sì, ma non cambia niente. E come non cambia? Mi perdoni, ma io 2007. Io 10 anni fa facevo il Monnezzaro, non sapevo un congiuntivo, ma ancora ora lo so, ma però magari qualche verbo me lo so imparato. No, però qualche verbo me lo so imparato. Nel senso, mister, mi perdoni, io adesso non è che Adani a me faccia impazzire nelle sue prolissate, io le chiamo quando dialoga. Però mi dispiace, ma il suo, chiamiamolo attacco, mi perdonerai, per fargli capire. Io non ho attaccato nessuno. Va bene, nel senso, la sua critica verso Adani, così si può definire, no? La sua opinione, dai, opinione. No, è una difesa. No, è una difesa mia al calcio. Ok, però te lo ripeto, io quando guardo le partite vorrei che chi le guarda, no, che ci sono i giovani che guardano le partite, gli allenatori ci sono, quindi chi fa la telecronaca deve capire che deve parlare con questa gente, con tutti. E lui parla per se stesso, non parla di calcio. Però mister, Dami, mi perdoni. Dami, guarda, la differenza, secondo me state dicendo... No, posso dire una cosa soltanto? Certo, mister. No? Ma l'errore è di base proprio per quello che è stato detto adesso. Voi mi dovete spiegare come fanno oggi a dire che questo è calcio moderno. Non esiste il calcio. Il calcio moderno non è questo, è quello che c'era prima. Perché se io guardo una partita e nella partita che tu devi guadagnare spazio e tempo per andare a fare gol, io guadagno spazio, arrivo a 30 metri dalla porta e poi torno indietro al mio portiere, è questo il calcio moderno? Ma state scherzando? No, però... Ma è ora di finirla di prendere in giro, è ora di finirla, perché non è così. No, il calcio è
divertimento se io vado a vedere una partita e vedo 10 tiri da una squadra e 10 tiri dall'altra. Quando mai tu oggi vedi 10 tiri in porta da una squadra e 10 dall'altra? Mai. Mai. No, ma il tuo pensiero è chiaro. È il calcio mister. Moderno? No, Gigi, No, perché... No, ma sto dicendo un'altra cosa. No, un secondo. Ma io non voglio farmi prendere in giro. Non voglio farmi prendere in giro. Perché mi devono dare delle spiegazioni. Io le do le spiegazioni tattiche, se tu me le domandi. Io te le do. Certo, ti dico il perché. E ti dico anche il perché, perché nessuno ne parla. Ti dico anche il perché non ci sono più difensori e non ci sono più centravanti. Guarda che caso. È nato tutto da 7 anni fa col tiki-taka. Io ti potrei dare la spiegazione tattica del perché è successo questo. Scusi, mister, ma Haaland gioca a golf? No, però dammi, aspetta un attimo, perché io volevo fermare. No, perché ragazzi, ma ragazzi, che vuol dire? Vi chiedo una cosa, scusa, perché sennò facciamo confusione. Perché però, mister, mi perdoni, basta con sta retorica. Mister, ragazzi, mi perdoni, ragazzi, però basta con sta retorica che una volta il carcere era meglio, se stava meglio prima. Basta, mister, allora, cioè nel senso basta. Oggi il calcio è bello. Oggi il calcio. Oggi il calcio. Dammi, ti chiedo solo una cosa. Mister, le chiedo una cosa, però, perché state su due discorsi. E invece chiudiamone uno, poi ne apriamo un altro. Cioè, la prima era, diciamo, quella di Damiano e lei, Gigi, che stavate parlando del fatto che secondo me lei è più un purista del calcio, mentre Damiano è più uno che viene dall'intrattenimento e quindi fa un altro diciamo lavoro, e secondo me stavate dicendo la stessa cosa. Se volete adesso invece entriamo sul discorso, Dami, che rispondi solo nel fatto che il calcio è cambiato a livello di gioco. Però prima stavamo parlando più di due visioni diverse. Sì, però io rispetto il punto di vista del mister, perché la mister e lei sicuramente mi può insegnare tutto. A me nel calcio 400 panchine di B, 200 panchine di Serie A. Però personalmente io a 35 anni, oggi ancora mi diverto. Come mi divertivo 15 anni, quindi quando mi divertivo 15 anni fa, 20 anni fa, a guardare, non lo so, il Milan del Shevchenko, la mia squadra del cuore che era la Lazio dei grandi campioni, come ce n'erano anche tante altre di squadre, c'era l'Inter de Ronaldo, per carità del cielo. Però oggi, mister, mi perdoni, oggi il calcio, lei dice che è cambiato, ma secondo me è cambiato in meglio, perché tatticamente le squadre sono molto più tattiche. A lei piace il calcio degli anni 90? Perfetto, è una sua opinione, la rispetto, però mi perdoni, non deve massacrare chi gli piace il calcio del 2023. Ma scusa, senti la registrazione, io ho detto che si parla di calcio moderno, io non accetto il discorso di calcio moderno, perché non lo è secondo me. Non ho detto altro io. Ma una sua opinione, mister, ci mancherebbe, io la rispetto, ma non la condivido, mi perdoni. No, ma io di fatti, io guardo le partite e mi domando, come mai io guardo una partita e a differenza di prima io mi alzo, vado in cucina, vado a prendere lo yogurt, torno indietro, tanto non succede niente. Prima non mister, se vede che ha cambiato il metabolismo, ci avrà più fame, non lo so, mister. No, Damiano, è una statistica, è una statistica. Ma no, ragazzi, io rispetto per cagliare il parere. C'è la GOT, andate tranquilli. Personalmente, mister, ieri mi sono guardato tutta la diretta di Europa e c'è stata una squadra, ieri, la Z di Alkmaar, che a fine primo tempo vinceva 3-0 fuori casa a Mostar. La squadra di casa sconosciuta, una squadra bosniaca, va a vincere 4-3. È stata una partita spettacolare. Vabbè. Spettacolare. Quindi, ragazzi, non mi venite a dire no, il calcio di oggi non ci si diverte. Perché io personalmente non è... No, però Dami, c'è una quello che dice il mister Gigi è, diciamo, avvallato dalla statistica sulla quale si basa la Kings League, cioè che l'80% del tempo gli under 50, non Gigi, non, che magari non hanno problemi di prostata, Damiano, non guardano la partita, ma guardano il telefonino. Ma questo lo dici te, Andre, no, per carità, perché mondiale, no, dici no tu, lo dici tu, perché personalmente ma il pubblico che c'ho io si guarda tutte le partite. Ma scusa Andre, ieri io faccio una storia per Warprouse, io non stavo vedendo il bello West Ham, faccio una storia per Warprouse perché mi arrivano 20 messaggi, messaggi, guarda che corner che ha battuto Warprouse, sono andato a vedere il corner che ha battuto Warprouse, ho fatto la storia su Warprouse, io manco l'avevo vista perché stava a vedere diretta, e sta parlando. Perdonami, scusate, ma lui è lo stesso che incensa il calcio arabo?
Certo. Adesso no, certo. È lo stesso. A posto, a posto, certo. L'Al Nassr oggi in Italia vincerebbe lo scudetto a mani basse. Ma sai perché te lo dico? Ah, vabbè, perché uno non voglio cioè non si può prendere in giro. Adesso faccio la D'Urso, chi ci guarda. Sì, è vero. Mister, la sentiamo molto in ritardo ancora. Ha dato ragione a me. Il lupo. Perché si è divertito a guardare 4-3. Quando lo vedi 4-3 in Italia? Mai. Mister, mi perdoni, c'è stata Sassuolo Frosinone, una partita sontuosa. Sì. Mi perdoni. Qua te l'appoggio, proprio perché mi hai colpito. Ho capito. Inter Milan 5-1, mister, quanti ne devono fare? 20. No, ma Juventus Lazio 3-1, no, diciamo, mi perdoni. Sentiamo anche Colpo, ragazzi, non so se voleva chiedergli qualcosa al mister. No, io credo che in realtà il calcio italiano sia di bassa qualità rispetto agli anni 90 e 2000, questo lo dice. Cioè, tu dici che è un problema di nomi, statistiche, i giocatori che passano, cioè prima avevamo tot candidati al pallone. Ha problemi di prostata lei? No, io no. No, chiedevo, scusi, finisca. Mi dovrei preoccupare, cazzo, sono Benjamin Button. Cioè, ma perché lei non se le viste, non se le vede le partite tutte d'un fiato? Io sì, io me le guardo, però sono io. Io capisco che in questo momento tanti giovani guardino molto più il telefono in certi intervalli rispetto al... Vabbè, ma siamo una generazione di idioti. Raga, ma c'è gente che durante le partite manda un messaggio a Faina. È questo quello che ti deve far capire che non gliene frega un cazzo del calcio. Perché mandano i messaggi a uno che manco conoscono. No, a parte tutto, sono molto d'accordo invece sull'evoluzione del personaggio di Adani, che ha fatto prima Mister Gigi, perché è così. Il calcio non è diventato più il fine, ma adesso è un mezzo. Sì. Ed è chiaro, è acclarato che sia così. Poi può piacere o non piacere, a me personalmente non piace. Anche ma perché ci sono i puristi del calcio, come magari te e Gigi, ci sono degli altri come magari io e Dami, ma è giusto infatti che... Beh, più con la Juve è in malafede, te lo dico già, con la Juve è stra in malafede. Lui e Cassano sono stra in malafede. Anche l'altra volta ha liquidato l'analisi della partita di Juventus-Lazio 3-1 in 5 minuti, dove c'erano i deliri di Cassano che urlava perché Danilo aveva detto che Allegri era paragonabile a Pep Guardiola. Questa è l'analisi che hanno fatto. Posso dire una cosa su Adani? Adani ha la fortuna che all'interno del suo format non c'è nessuno che c'ha il quaderno. Se qualcuno importasse il quaderno, Adani in 3 minuti sarebbe smentito. Mamma mia, sono diventato di una palla allucinante. Ma quanto lo soffre ormai, Faina? No, è diventato tipo un pubblico ministero. Mamma mia, stai là che dici le cose. Ma quando ti sento parlare di calcio? Quando fai un'analisi? No, tu lo sai perché c'è il quaderno? Tu lo sai perché c'è il quaderno? Lo sai perché? Vuoi sentire a me che ti voglio bene in fondo? Sai perché c'è il quaderno? Perché tu fai sempre 0-0. Ma non ti esponi mai. Tu non ti esponi mai. Quando ti esponi come me e qualche top la prendi, se no allenavo in Serie A, se no stavo a Madrid. Bravo, avere la coscienza di non essere un grande intenditore di calcio, ma un analizzatore. Non capisci di quello un cazzo. Guarda, adesso forse sì, adesso non capisci niente. Io ti do le notizie, poi tu le elabori e fai quello che vuoi. Ti ma do delle per informazioni, favore, ma per non favore. Vado a dire questo accadrà, questo non accadrà. Se poi quando tu dici ma accadrà questo, quello non accade. Pazienza, se sbaglia perché mi espongo. La colpa è tua. Felice di espormi. Felice di espormi nel calcio. Si tratta di sopravvalutare le tue conoscenze. Si tratta di sopravvalutare quello che sei.